Bene, un attimo che sposto questo. Bene. Il tema che vado a trattare riguarda la creazione dei mercati della salute in Lombardia. Mi aggancerò alle cose dette, quindi c'è una sinergia notevole tra la relazione precedente e quella che sto per fare io. Bene, possiamo andare con le slide, grazie. Va bene. Bene, allora, la prima, io vorrei pormi delle domande, porle anche alle persone che stanno partecipando a questo nostro webinar. La prima domanda che vorrei pormi, e che secondo me è significativa, è perché è importante porsi il problema della presenza della sanità privata nel Servizio Sanitario Nazionale. Ci sono delle ragioni forti e diciamo così, delle ragioni che sono in evidenza per tutti, perché serve il superamento della mercificazione della salute. E questo è un aspetto che abbiamo tutti ben presente, no? Per quanto riguarda appunto gli effetti negativi che questa cosa ha sull'intero sistema. Ma ci sono anche altre ragioni che forse non sono sufficientemente poste in rilievo nel dibattito, che vale la pena secondo me di sottolineare. Intanto, varrebbe la pena di considerare che va superata la visione neutra del servizio misto pubblico-privato, che secondo quello che penso io tende a persistere oltre ogni misura e non si giustifica con riferimento, ai fatti che osserviamo. E la seconda, ragione è che va accolta una contraddizione, diciamo così, fisico-geografica, cioè il sistema sanitario nazionale si è dotato di confini regionali, ma quando parliamo di mercato privato della salute, ecco che andiamo a considerare qualcosa che travalica questi confini, sia i confini regionali sia quelli nazionali. Se poi ci riferiamo alla Lombardia, andiamo anche oltre, cioè per quanto riguarda l'organizzazione del servizio sanitario Lombardo c'è anche un travalicare i confini infraregionali da parte della, diciamo, sanità privata. Si può andare oltre? Ecco, l'altra, grazie. Quali sono gli aspetti interessanti che vanno superati? No, bisogna tornare indietro di una, grazie. Ok, va superata, dicevamo, la visione neutra del modello misto pubblico-privato. Viene infatti considerata, il servizio, appunto, nella sua versione mista pubblico-privato, viene considerata una sorta di evoluzione naturale positiva di quello che era prima, cioè quindi quello che è stato descritto ampiamente bene da Giorgi. E si vede questa evoluzione come un'evoluzione di fatto priva di svantaggi, mentre appunto si danno questo tipo di diciamo, argomentazioni. Serve perché sono crescenti e diversificati i bisogni, serve perché il pubblico tendenzialmente si rivela ingessato, incapace di affrontare questa ampiezza di bisogni, serve perché c'è una sostanziale diminuzione della possibilità di investimento in sanità, ma come sappiamo anche le richieste della sanità privata tendono a far aumentare, no, gli investimenti necessari. E tutto sommato la sanità privata si dice ha un ruolo circoscritto, mentre non è così, lo sappiamo bene, sempre di più, soprattutto in Lombardia, un ruolo non integrativo, ma del tutto sostitutivo, soprattutto negli ambiti più di valore, con valore aggiunto maggiore. E poi si dice, beh, tanto anche se c'è la sanità privata, ci saranno comunque dei controlli e questi controlli mettono tutti al riparo dalle controindicazioni del modello privato. Anche questo sappiamo che non è così, basterebbe contare quanti sono stati gli scandali
no, che hanno riguardato la sanità privata e anche contare quante sono state le riforme tentate degli strumenti di controllo per capire che il controllo non ha funzionato o non sta funzionando. Andiamo avanti. La seconda, diciamo, ragione è che c'è una contraddizione riferita ai confini fisici e geografici dell'operatività e questa contraddizione va colta. Cioè, mentre il Servizio Sanitario Nazionale si è dato dei confini regionali, il pubblico è vincolato quindi al territorio regionale, il mercato privato travalica ogni tipo di confine, come abbiamo detto, il privato male sopporta i vincoli territoriali e chiede che vengano superati. In Lombardia sono stati superati. Quindi diciamo, la struttura privata può operare indipendentemente dal confine delle ATS. E due punti quindi di osservazione. I servizi sanitari regionali, nelle loro diversità, quelle spiegate da Giorgi, hanno la responsabilità comunque di implementare delle politiche rivolte alla tutela della salute del cittadino e della comunità su base territoriale. Mentre la sanità privata, no, torniamo indietro un attimo, la sanità privata ha davanti a sé vari servizi sanitari regionali in cui cerca di svilupparsi. Torniamo indietro. Scusa, ma ok. Ok, in cui cerca di svilupparsi e studia quindi il modo di non essere imbrigliata da ognuno di loro e nel contempo di prosperare. Quindi il suggerimento che do a me stessa, ma che secondo me è qualcosa che va assolutamente fatto, è quello di guardare con molta attenzione come è fatto il nostro servizio sanitario regionale nelle nostre specifiche regioni. C'è una parte della slide che non si vede, si può ridurre un attimo? No. Andiamo avanti. Quindi va fatto uno studio specifico nell'ambito delle singole regioni per vedere come le regioni e come la sanità privata si attrezzano nell'ambito dei singoli sistemi regionali per perseguire le loro finalità, naturalmente. Quindi, che cosa serve indagare per conoscere il nostro servizio sanitario regionale misto pubblico-privato? Beh, le prime domande che ci facciamo tutti e che sono anche abbastanza ovvie sono quelle tese a misurare la consistenza e la composizione del settore privato nell'ambito del sistema del servizio sanitario regionale. Ma sarebbe il caso di porsi altre domande che sono tendenzialmente più importanti di queste e che comunque seguono quelle che ci facciamo per prime. Quanto e come la sanità privata diventa parte costitutiva del servizio pubblico? Questa è una domanda significativa. Quanto e come, con quali mezzi la sanità privata condiziona la governabilità del servizio sanitario regionale? Quindi deve venire alla luce qual è stato il ruolo dei responsabili del servizio sanitario regionale nell'aprire le porte al privato e soprattutto, questo diventa rilevante se lo hanno fatto a danno del sistema complessivamente inteso, cioè del servizio sanitario regionale. Allora, la sanità lombarda è un caso emblematico e la domanda è come è stata privatizzata la sanità regionale lombarda. E cominciamo col dire quali sono le caratteristiche attuali del servizio sanitario lombardo. La prima cosa da dire è che c'è uno sbilanciamento deciso del servizio sanitario regionale a favore del privato. In certi ambiti è totalmente privatizzato il sistema. Poi c'è un sorpasso del privato fino a partire dal 2017, documentato dalla Corte dei Conti, in valore, che fa sì che gli erogatori privati pesino per il 54% dell'insieme delle risorse che vengono elargite agli erogatori. Ma non solo, ci sono altri aspetti ancora più rilevanti. Il funzionamento del servizio sanitario regionale risulta distorto ed ha effetti dentro e fuori la regione che vanno tutti considerati, come abbiamo anche visto recentemente. C'è in sostanza una sorta di scardinamento del servizio sanitario regionale originario che produce diciamo, degli effetti che portano a far rischiare la tenuta stessa del servizio sanitario regionale.
Il grado di privatizzazione di questo servizio sanitario regionale è anche la concausa del non contenimento, dal mio punto di vista, della pandemia in atto in ambito locale, regionale e anche nazionale. Cioè il privato in Lombardia è entrato in gioco non paritariamente, in ritardo e in sostituzione del pubblico. E lo fa soprattutto, come sappiamo, a pagamento. Una notizia di oggi, la sostituzione dell'ospedale San Raffaele, delle USCAR regionali, di fatto, ma poi eventualmente non c'è oggi tempo di parlarne, ma insomma, questo è un effetto molto. Pronto? Dirompente, devo dire, per il sistema. Ale? Sì, pronto? Sì, si sente, ok. Pronto? Ci sono problemi di audio? Per un Ok. attimo. Il cittadino in questo sistema non è centrale e attualmente, in questi giorni, è del tutto in balia del privato a pagamento. Possiamo passare oltre? Come è stato privatizzato il Servizio Sanitario Regionale in Lombardia? In estrema sintesi, è stato depotenziato il pubblico, non è stato solo bloccato lo sviluppo, è stato potenziato e favorito il privato, sono state create le condizioni favorevoli all'ingresso e alla permanenza del privato nel servizio sanitario regionale. Ci sono stati dei danni collaterali che sono stati provocati da questo tipo di azioni e di questi siamo poco consapevoli, andrebbe proprio fatta un'attività di analisi in questo senso, cosa che appunto ho tentato di fare, e sono ben più ampi probabilmente, ma non è detto, in Lombardia più che altrove, e perché secondo me, non è detto nel senso che avrei bisogno di verificare quello che succede nelle altre regioni che non conosco bene, insomma, questi fatti li conosco meno, questi danni collaterali riguardano, sono così dannosi perché riguardano aspetti che hanno a che fare con la tenuta stessa nel tempo del servizio sanitario pubblico in Lombardia. Andiamo avanti. Allora, i governi di centrodestra in Lombardia dal 95, anno di insediamento del primo governo Formigoni, hanno perseguito la privatizzazione del servizio sanitario regionale. L'hanno fatto sfruttando appieno le riforme nazionali che favorivano la privatizzazione di cui ha parlato Giorgi, e lo hanno fatto in una misura maggiore di quella degli altri SSR. Hanno utilizzato nuovi paradigmi e slogan per giustificare la strategia di sbilanciamento verso il privato ed ottenere il consenso dei cittadini. Hanno trovato quindi dei nuovi significati alla ricerca del consenso dei cittadini. Hanno imitato dei modelli organizzativi e hanno stabilito delle divisioni del lavoro interni al servizio sanitario regionale, che hanno preso da altri contesti per realizzare meglio e di più la privatizzazione. Andiamo oltre? Ecco, se ne parlava prima, i contenuti delle riforme nazionali che sono state riprese tra il 92 e il 95, qui non si vede la data, il 95, vengono sfruttati appieno per la privatizzazione del servizio sanitario lombardo e sono la regionalizzazione, che questo significa autonomia e questo significa quindi la possibilità di ritagliarsi un ambito territoriale dove effettuare una sperimentazione locale e un progressivo sganciamento dai modelli nazionali. L'aziendalizzazione, che porta con sé delle culture e delle pratiche dell'impresa, che ha di fatto promosso l'appiattimento del pubblico sulla cultura e sui modi di funzionamento tipici delle organizzazioni di mercato, profit per lo più, imprese. E nuovi sistemi di retribuzione delle prestazioni sanitarie, i DRG, dove ogni prestazione collocata in un gruppo più ampio di prestazioni corrispondeva ad una tariffa specifica e questo ha consentito naturalmente ai privati di misurare e di programmare il loro business.
Quindi queste sono le riforme che hanno consentito di poter accedere a questo altro sistema. Ma sono state anche identificati dei paradigmi nuovi e delle nuove parole d'ordine molto importanti. Per esempio, e tutte queste naturalmente hanno sostenuto la strategia di privatizzazione, la sussidiarietà orizzontale. Cosa significa? Significa la possibilità di un'apertura alle organizzazioni private, soprattutto profit, ma anche no profit, e con questa viene rotto il paradigma del welfare state, e con questo viene ridotto il ruolo della componente pubblica del sistema. Parità pubblico-privato, beh, uno slogan. Cioè, però è indimostrabile in teoria, secondo me, e non è assolutamente constatabile in pratica nella realtà del sistema. Libera scelta del cittadino. Beh, visto dalla pandemia, cioè, assume una asignificatività totale nella sostanza questo slogan, soprattutto ora che siamo in assenza di un accesso egualitario ai servizi e gratuito ai servizi del sistema sanitario regionale. Andiamo avanti. E poi, per finire, il modello organizzativo e la macrodivisione del lavoro. Il sistema sanitario lombardo, riformato a partire dal 97 da Formigoni, si è ispirato ad un contesto in cui il Servizio Sanitario Nazionale aveva già subito riforme neoliberiste. Cioè si è sostanzialmente ispirato, o diciamo così, ha copiato il modello dall'NHS, cioè dal Servizio Sanitario Nazionale inglese, anzi britannico per essere precisi, riformato già dai governi conservatori della Gran Bretagna, che nei primi anni 90 era diventato un modello che scorporava la funzione di erogazione dei servizi sanitari dall'ambito esclusivamente pubblico. Cioè, gli erogatori potevano essere privati e lo faceva quindi con la finalità di consentire al privato di entrare in un quasi mercato che poi sarebbe stato definito amministrato e di svolgere quindi, cioè di svolgere, di sostenere, di erogare tutte le funzioni di erogazione. Andiamo avanti. Quindi il sistema sanitario lombardo consegna la funzione di erogazione alla concorrenza pubblico-privato fin dal 97. Concretamente, per capirci e per sapere esattamente cosa accade in Lombardia, è che possiamo dire che le ASL, che al pari che nelle altre regioni svolgevano tutte le attività del servizio sanitario regionale in modo integrato, programmazione ed erogazione erano congiunte, prevenzione erano congiunte, vengono sostituite dalle ASL riformate, la cui funzione di erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari viene scorporata e messa a disposizione, si dice paritariamente, sia delle strutture private sia delle strutture pubbliche di erogazione. Quindi da quel momento in poi le strutture di erogazione pubbliche e private concorrono tra loro per richiamare a sé e fidelizzare gli utenti del servizio sanitario regionale. Quindi gli ospedali concorrono, i poliambulatori concorrono, i consultori, gli IRCCS, i laboratori, le RSA. Quindi quale specifico servizio sanitario regionale è stato generato quindi in Lombardia? È stato generato quello che viene chiamato un quasi mercato della sanità o un mercato regolato, detto in altri termini, un mercato che viene sostanzialmente pilotato. Nella versione modello misto pubblico-privato, basato sulla parità tra erogatori pubblici e privati, dichiarata, lo dico ancora una volta, ma di fatto inesistente, con ASL che non erogano direttamente i servizi sanitari. Chi definisce il quasi mercato è Legrand, un accademico della London School of Economics, e lo fa nel 91, insomma, intorno ai primi anni 90. Cosa succede agli altri servizi sanitari italiani? Beh, gli autori nella letteratura dicono che anch'essi sono mercati, quasi mercati misti pubblico-privato, ma che diciamo mostrano
delle versioni diverse, per cui c'è la versione più integrata, la versione quasi integrata, la versione quasi separata. Quello che resta da dire è che, in altre parole, il modello lombardo è un unicum in Italia, nel senso che è quello che, diciamo, esprime un modello separato, come viene detto, un modello separato. Voglio fare riferimento adesso a due temi che sembrano molto distinti, che sembrano distinti tra loro, ma che finiscono per intrecciarsi. Il primo è riferito al ruolo istituzionale dell'ente Regione Lombardia e la domanda è in che cosa fa la Regione. Il secondo è riferito alle strategie di posizionamento di mercato della sanità privata in Italia. Quali sono? Beh, è la sanità privata stessa che ce lo dice, rispondendo alle domande della Bocconi. Quindi troveremo questo tipo di informazioni nel rapporto OASI 2018. Ecco, sembrano temi disgiunti, però è incredibile, ma è spettacolare la convergenza di questi due temi. Allora, ruolo istituzionale dell'ente Regione Lombardia. Quindi abbiamo di fronte una regione che è governata da circa 25 anni da coalizioni di centrodestra. Abbiamo di fronte a noi una consapevolezza da ottenere, che è quella di renderci conto che normalmente facciamo un errore, che viene un po' indotto da una distorsione di ottica, che viene appunto prodotta in noi. L'ente Regione Lombardia viene visto da tutti noi, inclusa riguarda anche me, solamente in genere nel ruolo di chi gestisce una quota parte del Servizio Sanitario Nazionale, cioè il proprio Servizio Sanitario Regionale. Cioè noi pensiamo al Servizio Sanitario Regionale e pensiamo che la Regione si trovi ad essere impegnata nella regolazione del quasi mercato regionale della sanità. E nello specifico caso, quindi nella specifica versione lombarda per quanto riguarda la mia regione. Ma non si tratta solo di questo, c'è un altro aspetto del ruolo istituzionale che secondo me va messo in luce. A fianco del Servizio Sanitario Regionale Lombardo, in versione quasi mercato, esiste un mercato diretto della sanità, cioè un mercato diretto dei servizi sanitari e sociosanitari che si sviluppa in parallelo al Servizio Sanitario Regionale, che sta aggrappato al Servizio Sanitario Regionale, ne sfrutta le debolezze per espandersi. Le forze di mercato, praticamente, detto in altri termini, cioè le aziende della sanità privata che sono fornitrici di servizi per il Servizio Sanitario Regionale, sono anche organizzazioni che quindi operano nel mercato diretto, cioè il Gruppo San Donato, per esempio, ha una posizione di assoluto rilievo, leader, si direbbe, della sanità privata in Lombardia e in Italia, ma come componente privata del servizio sanitario regionale, cioè del quasi mercato, ma è anche leader per quanto riguarda il mercato diretto della sanità. Ecco, la sanità privata cosa fa? In genere utilizza le stesse strutture fisiche a contratto con il servizio sanitario regionale, le amplia e lì dentro ci mette i posti letto, i posti tecnici, eccetera, che poi verranno sostanzialmente resi disponibili ad utenti solventi cosiddetti, cioè quelli che pagano di tasca propria o pagano attraverso degli intermediari. Le forze di mercato quindi sono dentro il servizio sanitario regionale, le forze di mercato sono dentro il mercato diretto che sta dentro le strutture del servizio sanitario regionale. Andiamo oltre. Quindi non abbiamo sufficientemente, secondo me, messo a fuoco il fatto che la regione non si occupa solo di far entrare nel sistema, diciamo nel servizio sanitario regionale, quindi nel quasi mercato, la sanità privata. Fa qualcosa di più. Ha un ruolo nel determinare le possibilità di sviluppo della sanità cosiddetta alternativa. Nel 2002 il governo Formigoni, al suo secondo mandato, aveva chiaramente affermato in due documenti fondamentali. Uno era il piano sociosanitario del 2002-2004 e delibere collegate,
che si trattava, per quanto riguarda il governo, di sviluppare, lo dice proprio testualmente, i mercati alternativi. Mercati alternativi, li chiama proprio così, mercati alternativi al servizio sanitario regionale. Quindi veniva in questo modo ammesso che il servizio sanitario regionale era di per sé un mercato e veniva anche chiaramente detto che da parte della regione vi era la possibilità di creare un mercato diretto articolato in altri mercati separati e alternativi al quasi mercato del servizio sanitario regionale. Andiamo oltre. Si può girare. Ok, quindi i reali poteri dell'ente regione sono gestire e regolare il quasi mercato del servizio sanitario regionale, che oggi in Lombardia è a prevalenza del privato, abbiamo visto, visti i dati della Corte dei Conti, e che sarebbe vincolato alle disposizioni nazionali in teoria. Perché? Diciamo in teoria, perché i comportamenti dell'ente regione confermano che non sempre si tratta, c'è questo adeguamento alla legge nazionale. E lo vediamo anche in questi giorni, che c'è una disposizione, no, ad essere, a diversificare i comportamenti. Oltre a questa, prima attività, c'è l'attività in parallelo di regolare il mercato diretto della sanità. Allora, i governi regionali di centrodestra che cosa hanno prodotto? Hanno prodotto nel regolare il quasi mercato più privato nel servizio sanitario regionale, producendo loro stessi questo sbilanciamento progressivo del servizio sanitario regionale a favore del privato. Però contemporaneamente, cioè non però, operando. Per questo tipo di finalità, operando contemporaneamente sia nell'ambito, nella componente pubblica del servizio sanitario regionale, sia nella sfera del privato, ma facendolo in direzioni opposte. Cioè, la prima direzione andava nei confronti del pubblico verso il depotenziamento e nei confronti delle forze di mercato andava verso il potenziamento delle forze di mercato. E in parallelo a tutto questo, i governi hanno anche creato il mercato diretto della sanità, o come li chiamano nelle delibere, i mercati alternativi. Andiamo avanti. Cosa è stato fatto nella sfera del pubblico? Abbiamo detto depotenziamento in particolare dei soggetti erogatori pubblici. C'è stata una vera e propria, documentata, distruzione del valore esistente. Sono state distrutte le infrastrutture, alcune infrastrutture e alcune strutture pubbliche di servizio. E tutto questo ha anche prodotto dall'altra parte una burocratizzazione del pubblico dovuta alla costruzione del quasi mercato. Incredibile, ma appunto il creare il mercato genera burocrazia. E cercherò di spiegare. Cioè, quando si tratta di far entrare nuovi soggetti all'interno del mercato, tu hai bisogno di crearti dei nuovi apparati burocratici che svolgano questa funzione e che mantengano in piedi il mercato. E cosa sono stati appunto ideati, istituiti? I dipartimenti programmazione, acquisto, servizi sanitari e sociosanitari. Cioè la ASL e poi la ATS in Lombardia che l'ha sostituita, una volta perduta la funzione di erogazione diretta dei servizi ospedalieri e territoriali, viene dotata di dipartimenti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di servizi sanitari, per l'accreditamento delle strutture e per l'acquisto dei servizi delle strutture, dalle strutture erogatrici. Naturalmente tutto questo crea dei problemi, ha creato continuamente dei problemi di mancato controllo, mancato e adeguato controllo. Misure del depotenziamento del servizio, del settore pubblico in Lombardia. Ecco, questo è diciamo, un risultato di ricerca. Fra il 97 e il 2017 sono stati eliminati 22.000 posti letto pubblici
cioè sono molto più che dimezzati rispetto al totale del 97, mentre aumentavano di qualche migliaio i posti letto privati. Nello stesso arco temporale sono diminuiti vertiginosamente i dipendenti nel pubblico, sono il meno 11%, quasi 12% in Lombardia, a fronte di un meno 7,3% della media nazionale e a fronte di, nello stesso arco temporale, un aumento per tutte le altre regioni del nord, diciamo così, Piemonte, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, nello stesso arco temporale hanno una percentuale di aumento. Stiamo parlando di un arco temporale molto lungo. E perché dal 97? Il 97, ricordiamo, è l'anno della riforma Formigoni. In realtà il calo sarà già avvenuto negli ultimi mesi del 95, per tutto il 96, eccetera. Per cui noi abbiamo potuto, come dire, accedere ai dati disponibili che partivano dal 97. E terzo misura di depotenziamento del settore pubblico in Lombardia, molto molto rilevante, è la sparizione dell'infrastruttura pubblica territoriale, intesa come quella infrastruttura, i distretti, che avevano proprie sedi di erogazione dei servizi territoriali. Va detto subito e con energia che nessun'altra regione nel corso dello stesso periodo è intervenuta con questa decisione nel ridimensionare il settore pubblico. Quindi possiamo anche contraddire quelle che sono le argomentazioni, no, che vengono prodotte in questi giorni, che tutto quello che ha avuto a che fare con il ridimensionamento del pubblico in Lombardia è dipeso dai vincoli nazionali. No, perché appunto questo dato ce lo sconferma totalmente. Andiamo avanti. Come la regione Lombardia ha sbilanciato verso il privato fino a rinunciare di fatto al controllo del sistema. Quindi sono state prodotte nei confronti della sanità privata delle precondizioni facilitanti l'entrata nel mercato diretto, delle specifiche modalità di entrata nel mercato diretto dei privati sono state identificate, per cui se se un soggetto privato vuole entrare nel mercato diretto dei privati nell'ambito della Lombardia, cosa deve fare? Deve prima di tutto ottenere un'autorizzazione all'esercizio, e questo è il primo step obbligatorio. Secondariamente può, se vuole, ottenere anche l'accreditamento istituzionale e che gli dà praticamente un certificato di qualità dei servizi erogati, e però può rimanere all'interno del mercato diretto, senza dover necessariamente poi accedere al mercato, al quasi mercato, quindi all'SSR. La modalità di entrata dei privati nel servizio sanitario regionale, quasi mercato, quindi l'ambito pubblico, diciamo così, di finanziamento pubblico dei servizi erogati, in questo caso gli step sono tre e sono in sequenza: autorizzazione all'esercizio, accreditamento istituzionale e poi accordo e contrattualizzazione. Qua va fatta una precisazione per quanto riguarda la Lombardia, cioè questo sistema non è lo stesso che ritroviamo nelle altre regioni. C'è una particolarità introdotta dalla Lombardia che ha reso sostanzialmente disgiunte le diverse tappe, cioè uno può essere un soggetto privato che eroga servizi sociosanitari in Lombardia, può essere solo autorizzato e vendere servizi. Può essere autorizzato e accreditato e vendere servizi nel mercato diretto. Se vuole invece entrare nel mercato, nel quasi mercato, cioè nel servizio sanitario regionale propriamente inteso, allora deve anche ottenere un accordo di contratto e quindi verrà messo a contratto dal servizio sanitario regionale.
Cosa ha fatto la Lombardia a differenza delle altre regioni, oltre al fatto di disgiungere questi step e non finalizzarli tutti al fatto che la sanità, il soggetto della sanità privata con questi step arrivasse comunque alla contrattualizzazione? Ha sostanzialmente detto che il parametro riferito ai vincoli, cioè i vincoli, agiscono non sull'accreditamento, ma agiscono sulla messa a contratto. Cioè sostanzialmente entra chi vuole, si accredita chi vuole nella quantità desiderata dai singoli soggetti privati. Una sorta di vincolo esiste solo per quanto riguarda la quantità e la qualità dei servizi erogati messi a contratto. Questo vuol dire che tu hai la possibilità di sviluppare in modo indefinito e amplissimo il cosiddetto mercato diretto, che è una delle funzioni, abbiamo detto, istituzionali della Regione Lombardia, la costruzione del mercato diretto. Quindi c'è anche questo problema della programmazione. In questo modo sono state operate appunto delle diversificazioni dal cosiddetto modello delle 3A che funziona, diciamo così, negli altri ambiti regionali. Il modello delle 3A, non c'è il tempo naturalmente ora di spiegarlo, viene generato dal decreto del 1999, decreto 229 di Bindi, e viene considerato un sistema, diciamo, istituzionalizzato di costruzione del quasi mercato, sostanzialmente nella sanità. Torniamo alle, diciamo, alle attività svolte dalla Regione Lombardia che hanno fatto sì che sia stato in qualche modo favorito il privato nella entrata nei mercati sanitari lombardi. Sono state determinate condizioni molto flessibili per quanto riguarda la permanenza dei privati nel quasi mercato. Cioè, è vero che esistono i tetti di budget, nel senso che un privato può erogare solo quei servizi che sono stati predefiniti in un budget a livello di negoziazione con la regione. Ma viene anche aggiunto in altre delibere, quindi se non si fa un lavoro di, come dire, di interazione tra un tipo di contenuto e un altro tipo di contenuto nelle delibere, non si riesce a cogliere questa cosa. Cioè ci sono delle delibere che permettono al privato, perché chiaramente non viene detto che la cosa si rivolge al privato, viene detto che si rivolge agli erogatori, ma quando si dice che un erogatore può spostare il proprio budget all'interno di altre strutture che sono anche in altre ASL, ATS in questo caso, vuol dire che tu escludi il soggetto pubblico, perché le strutture pubbliche di erogazione hanno una configurazione territoriale molto rigida e non possono spostare budget territorialmente in altre ATS, in altre, perché quelli sono fortemente radicati al territorio. Quindi, come vedete, c'è cioè una norma che sembra paritaria, no? Perché è rivolta nominalmente sia al soggetto pubblico sia al soggetto privato, in realtà favorisce solo il soggetto privato, perché è l'unico ad essere costituito da gruppi, ad essere dei gruppi praticamente economici di sanità privata che hanno più strutture in ambito regionale, collocate in ATS diverse, no? In 6-7 ATS, per cui un unico soggetto gestore che ha i budget di 17, poniamo, strutture ospedaliere in ambito regionale. Quando sta per raggiungere il tetto in una qualche, diciamo, struttura, può comunque giocarsi, no? Questo tipo di flessibilità sulle altre strutture, indipendentemente dal territorio. E poi, per finire, il carente controllo che esercitato in tutti questi numerosi anni, sostanzialmente, ha consentito una permanenza dei privati nel mercato assolutamente indisturbata in un certo senso. Andiamo avanti.
Solo per farvi capire quali possono essere le condizioni, precondizioni facilitanti l'entrata dei privati e facilitanti quindi il loro business nel quasi mercato. Si concedono parti di suolo pubblico in zone di alto prestigio urbanistico per realizzare le strutture erogatrici. Si facilita l'accesso fisico alle strutture private, si vengono a costruire specifiche modalità di spostamento, di segnaletica, di mobilità facilitata. Pensiamo, non so, alle linee, diciamo, di treno senza conducente che sono collegate alla metropolitana e che appunto consentono l'accesso alle strutture private. Investimenti strutturali e contributi rivolti ai privati, sollecitazioni continue nei confronti dei privati alla stesura di progetti finanziabili da parte del pubblico, accordi con i privati che sono precedenti a vincoli posti dal nazionale e che quindi, cioè, viene detto, non possono essere non rispettati in quanto precedenti a vincoli nazionali. Quindi, è anche questo un modo per aggirare i blocchi, che provengono, i vincoli che provengono dall'ambito nazionale. Poi continui processi di riordino, di ricollocazione dei servizi pubblici, esistenti, che poi finiscono per, guarda caso, no, comportare l'attribuzione dei servizi a più alto valore aggiunto ai privati. Strutture, private, ospedaliere promosse ai ranghi di IRCCS, per esempio, e questo è successo molte, molte volte. Andiamo avanti. La privatizzazione non è solo una questione quindi di sbilanciamento del sistema verso il privato, questo va detto chiaramente. Il caso emblematico della Lombardia ci dice che anche porta ad una modificazione strutturale dell'impianto del servizio sanitario regionale. Cioè il fatto di voler far entrare i privati nel quasi mercato ha come conseguenza questa modificazione lenta ma inesorabile dell'impianto stesso del servizio sanitario, nelle sue parti, diciamo, costitutive essenziali. Quindi, per esempio, facciamo degli esempi di questo. La collocazione della funzione di erogazione all'interno del quasi mercato ha determinato anche in Lombardia le sorti del distretto, cioè il depotenziamento e la destruzione del distretto sono connessi in modo stretto con la messa a disposizione dei servizi territoriali ai privati che si è generata con la separazione della funzione di erogazione dalle restanti funzioni. Cioè l'istituzione del quasi mercato ha sostanzialmente determinato le precondizioni della morte del distretto. Dirà qualcuno che il distretto Lombardia c'è. No, c'è una forma che non è il distretto originario. Si chiama ancora distretto, ma ha perso le caratteristiche del distretto originario e non eroga servizi territoriali. Altro esempio. Abbiamo detto che stiamo facendo gli esempi che ci portano a diciamo, mettere a fuoco le modificazioni strutturali. La Regione, nella sua attività in materia di sanità, che quindi svolge nell'attività legislativa, ma anche in quella di governo, a volte si è resa e continua a rendersi impermeabile agli impulsi anche di tipo normativo che vengono dal Ministero e dal livello nazionale. Tre esempi. Il modello delle 3A, così come è stato definito da Bindi, nella riforma Bindi, è stato ampiamente rivisitato, cioè sembra essere stato applicato, ma in realtà è stato riveduto nelle proprie finalità e ha consentito quella cosa che abbiamo descritto prima, cioè lo sviluppo dei mercati diretti. Cioè laddove io separo autorizzazione, accreditamento e contrattualizzazione nella modalità svolta dalla Regione Lombardia,
ottengo non un percorso istituzionalizzato per la messa a contratto dei soggetti privati, ma ottengo un percorso istituzionalizzato di riferimento che mi consente di creare i mercati diretti. Ok? Poi, altra questione. Classificazione delle strutture ospedaliere in Lombardia non è stata mai realizzata. Perché? Perché confligge con la privatizzazione del sistema. Avrebbe impedito una, diciamo, possibilità di entrata senza vincoli del privato nel sistema. Questo è un altro non recepimento di un vincolo nazionale. Poi, OTA, organismo tecnicamente accreditante, cioè è stato definito a livello di Conferenza Stato e Regione, che andava identificata una nuova struttura, un nuovo organismo che si occupasse dell'accreditamento e quindi di tutto quello che ha a che fare con l'entrata dei privati nel sistema. Ed è stato, come dire, formalizzato. Beh, in Lombardia è stato acquisito con molto ritardo e con modalità totalmente, diciamo così, rivisitate. O comunque, insomma, non pienamente soddisfacenti, diciamo così, il dettato dell'accordo stesso. Quindi qua non si tratta solo di inerzia o della mancata attuazione delle leggi nazionali. Per quello che ho potuto verificare, anche questo è un risultato di ricerca, c'è stata una meticolosa costruzione di norme che andavano a giustificare il perseguimento di percorsi totalmente alternativi o in parte alternativi e che erano dettati prevalentemente dal rapporto che si era generato tra i soggetti pubblici e i soggetti privati all'interno della regione. Andiamo avanti. Andiamo avanti, questo ancora, andiamo avanti di un altro. Allora, torniamo indietro un attimo. Ok, allora avevamo detto prima che c'erano due focus distinti che erano incredibilmente portati verso una convergenza. E adesso andiamo a vedere il secondo di quei temi, cioè le strategie di posizionamento della sanità privata. È molto importante definirle. Allora, il riferimento al rapporto OASI, come dicevo, del 2018, quindi a quello che scrive la Bocconi nei suoi rapporti annuali riferiti alla sanità. Lì c'è la dichiarazione, la rielaborazione di, diciamo, di una descrizione delle strategie di posizionamento della sanità privata sul mercato della sanità italiano. Bene, queste aziende dicono, stiamo parlando dei cosiddetti grandi player, cioè dei grandi gruppi della sanità privata. Beh, questi dicono che per tutto il periodo che verrà saranno molto impegnati nella ricerca di una crescita dimensionale ed economica, cioè il che vuol dire che sono orientati a sviluppare il numero delle strutture, sviluppare le gamme di servizi che intendono offrire e naturalmente quando ci si riferisce all'economico vuol dire che tutto questo dovrà portare un evidente aumento di fatturato e con il conseguente naturalmente aumento di profitti. Ricordo che i profitti nell'ambito della sanità sono molto molto maggiori della media dei profitti di altri settori, per quanto riguarda la sanità privata intendo. E che avrebbero fatto questa ricerca di una crescita dimensionale ed economica, fidelizzando gli utenti del servizio sanitario regionale, i pazienti paganti di tasca propria, gli utenti paganti tramite intermediari, le casse mutue, le assicurazioni, e non solo, cioè si sarebbero riferiti sia agli utenti italiani, ma anche agli utenti stranieri. Questo avrebbe comportato quindi un consolidamento di tutto quello che già nell'ambito del quasi mercato, quindi nel servizio sanitario regionale,
come componente privata facevano, no? Cioè quindi crescita nei servizi già offerti nelle altre, questo ovviamente lo si desume, crescita nei servizi già offerti nelle altre specialità, nei ricoveri e cura, nella riabilitazione, nei servizi ambulatoriali, nei servizi di prevenzione. Cioè, ricordiamoci che la prevenzione, mentre in altri sistemi sanitari regionali è fortemente ancora ancorata alle attività delle ASL, qui comincia ad essere, come dire, una funzione che comincia a prendere altre direzioni. Quindi la prevenzione, lo vediamo anche in questo periodo di Covid, comincia ad essere un'attività anche dei soggetti privati. Laboratori. Ecco, questo è tutto quello che avviene nell'ambito del servizio sanitario regionale. Ma nel mercato diretto cosa dicono di voler fare? E poi non è detto che tutto questo non si ribalti per quanto possibile anche nel servizio sanitario regionale. Beh, a maggior ragione, ancora di più i servizi di prevenzione, quelli che possono essere pagati direttamente dagli utenti o dalle assicurazioni o dalle casse mutue. Tutto ciò che riguarda la fisioterapia, la nutraceutica, le consulenze su sport e alimentazione e poi servizi cosiddetti di smart clinic o di walking clinic in aree commerciali ad alta frequentazione, come avviene già nel Regno Unito. E poi la specialistica ambulatoriale in regime di privato sociale. Cosa vuol dire? Cioè che tu vendi dei servizi sanitari e li vendi a prezzi competitivi con il servizio sanitario regionale rispetto sia ai ticket sia all'intramenia, cioè concorri su questi due ambiti. Ecco, il secondo aspetto della strategia, rivelata direttamente dai gruppi, principali gruppi della sanità privata, c'è un'esplorazione per realizzare alleanze di integrazioni con il settore assicurativo. Andiamo avanti. Bene, allora, quello che è apparso evidente è che al lettore nel 2018 era che quelli che venivano indicati come aspetti della strategia futura erano in realtà già realizzazioni nella sanità privata, nella sanità lombarda. Quindi il processo di privatizzazione del servizio sanitario in Lombardia è di fatto già la realizzazione piena della strategia di marketing della sanità privata e viene da chiedersi se l'ente regione non abbia scambiato il suo ruolo, adesso provocatoriamente, ma permettetemi questa battuta, il suo ruolo istituzionale con quello di ufficio marketing strategico della sanità privata, perché cioè, questa cosa che doveva avvenire di fatto l'abbiamo già vista. Ecco, passiamo oltre. Ecco, io ho fatto una descrizione che può essere davvero, come dire, può aver generato un senso di sconforto in un certo senso, però non è che non sia possibile un'inversione di tendenza anche in Lombardia. La prima questione riguarda il ruolo sovraordinato del pubblico nei confronti del privato. Questa è la prima cosa da considerare. E questo ruolo sovraordinato del pubblico nei confronti del privato deve avere finalità esclusivamente pubbliche. Un altro aspetto fondamentale per generare una sorta di inversione è che si deve entrare in possesso del quadro conoscitivo completo dell'offerta dei servizi. Non basta avere un panorama riferito al servizio sanitario regionale nel senso di quasi mercato. Bisogna proprio andare a conoscere ogni diversa articolazione del mercato della sanità in Lombardia, collocazione e diciamo, soprattutto classificazione dell'esistente in termini di servizi e di strutture. Poi va ripresa la programmazione. La programmazione è una funzione che è molto, molto trascurata in Regione Lombardia perché è semplice perché contrasta i processi di privatizzazione. Avrebbe dovuto portare quindi a questa conoscenza completa del quadro dell'erogazione generata appunto da tutte le azioni pregresse. Questo quadro non si ha e questa programmazione quindi
difficilmente può essere fatta, anche ci fossero le intenzioni. Le intenzioni sembrano non esserci, tra l'altro. E poi, altro aspetto, sempre riferito alla Lombardia, è che va ricostruita l'infrastruttura pubblica territoriale. Quindi intendo dire che il distretto e i suoi servizi di medicina territoriale vanno ricostituiti e le USCAR vanno agganciate a questa infrastruttura pubblica. È una notizia di oggi che l'ospedale San Raffaele invece ha sostituito le USCAR a pagamento, dando un servizio assolutamente inqualificabile rispetto a un servizio pubblico che può essere generato dalle USCAR in altre regioni. E poi accesso agli eventuali finanziamenti europei per finanziare la parte pubblica del servizio sanitario sociosanitario, stando veramente attenti che non si vada a, diciamo, elargire risorse, ulteriori risorse al privato. Grazie, grazie per l'attenzione.